Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy IV perché questa sarà la puntata extra dove completeremo e faremo vedere tutte le chicche finali di questo gioco. Allora, parto da una premessa. Ho ricaricato il mio vecchio salvataggio perché mi sono reso conto di aver missato delle mappe. Infatti, cioè riguardandomi i miei stessi vecchi video, ho visto di aver missato delle mappe. Infatti adesso se vi faccio vedere le mie abilità, finalmente ho trovato la cerca tesori, quindi ho completato tutte le mappe al 100% ed ho ottenuto questa abilità che è importante per quello che andremo a fare adesso, ovvero ottenere le varie code di tutti i colori. E c'è un'altra piccola cosa che non ho completato appositamente nell'episodio precedente, proprio perché ve lo voglio, cioè voglio farvelo vedere qui insieme, ovvero la subquest sia del coniglio, quello che cambia nome Way finale, che adesso non mi ricordo come si chiama, e poi anche il ritrovamento di tutti gli Eidolon nel mondo di Final Fantasy IV. Mi manca l'ultimo da riportare a casa e lo riporteremo insieme per poi ottenere la ricompensa. Cominciamo subito col partire che mi trovo praticamente nel submondo. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui, e mi trovo esattamente, per essere precisi, nella caverna degli Eidolon. Nella caverna degli Eidolon devo andarci per un motivo ben preciso. Innanzitutto, teletrasportiamoci in città. Visto che abbiamo la possibilità di poterlo fare, facciamolo. E andiamo a parlare con l'Eidolon per scoprire dove si trova l'ultimo Eidolon disperso. Quindi, teletrasportiamoci e andiamo subito a parlare con l'Eidolon maestro, chiamiamolo così, l'Eidolon capo, che ci dirà appunto che manca l'ultimo all'appello, credo. Cioè, ci sono altri, prego, devi trovarli. Sai dove potrebbe... Sembra... Allora, uno di loro sembra un uomo adulto, gli piace molto bere, quindi tecnicamente dovrebbe essere in qualche taverna, ma è probabilmente troppo pigro per andare in superficie, starà bevendo da qualche parte. Ce n'è ancora uno dei miei amici in giro, so che sarà difficile, ma ti prego, devi trovare l'ultimo. Quindi ha detto che è troppo pigro per andare in giro. Io, così, giusto per curiosità, vorrei sapere se è uno di questi. No, quindi non è uno tra questi. No, 1200 gail non te li do per il pernottamento, ok. Sinceramente non ricordo dove si trova l'ultimo, molto probabilmente lo cercherò, però dato che ha detto è molto pigro per viaggiare, sicuramente non sarà così lontano, oserei dire, giusto? Quindi, devo riprendere il teleport per tornare indietro. Però dov'era il teleport per tornare indietro? Qual era? Soprattutto no, dov'era, non qual era, perché non me lo sto ricordando più. Oddio, che vuoto di memoria assurdo che ho. Cioè, sono appena arrivato qui e non mi ricordo già più dove devo andare. Questa è anche la stanchezza. Ok, eccolo qua. Benissimo, e siamo tornati qui. Adesso io dovrei riprendere questo teleport, se non sbaglio, e dovrei ritornare indietro nella caverna degli Eidolon. Esatto, e mi interessa qui soprattutto il terzo piano, anzi secondo o terzo piano, perché tramite i famosissimi allarmi, che qua dovrei averne comunque un bel po' ancora, visto che non li ho utilizzati praticamente. Esatto, ne ho 41 più quelli che posso comprare dopo. Per cui utilizziamo l'allarme perché dobbiamo scontrarci contro il drago tonante. E se non sbaglio, il drago tonante, eccolo qui. Questo è il drago tonante. Questo drago ci permette di ottenere, grazie appunto al cercatesori che adesso abbiamo equipaggiato, con una probabilità dello 0,8% di ottenere appunto la sua coda. Se la dovessimo trovare, vediamo. No, ira degli dèi. Se dovessimo trovare la sua coda, che tecnicamente dovrebbe essere la coda blu, mi permetterà di ottenere lo scudo Onion.
Quindi facciamo un'altra prova insieme, giusto per... giusto così, per perdere un attimino di tempo. Vi faccio vedere che si tratta appunto del drago tonante. E questo drago per l'appunto ci droppa la coda blu. Affrontiamoli, non sono fortissimi, soprattutto col fatto che siamo tutti livello 99. Non ci dà assolutamente modo di avere preoccupazione. Come potete vedere vengono shottati in maniera abbastanza evidente. Però è carino tentare appunto insieme di prendere questa coda. Sarebbe bello se la trovassimo insieme in live. Facciamo l'ultimo tentativo, dopodiché andrò avanti da solo, almeno per ottenere... voglio ottenerne almeno una inizialmente, poi se riesco a pensarmela ne vorrei prendere due, perché gli scudi possono essere equipaggiati comunque soltanto da Kane, se non sbaglio, e da Cecil. Quindi alla fine è un farming abbastanza veloce. Ok, un oggetto me l'ha droppato che è sempre Ira degli Dei. Va bene, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Eccoci qui, finalmente abbiamo ottenuto la coda blu. Guardate, non è stato neanche così tanto difficile. Ho consumato più o meno un 10, forse 15 allarmi, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto la coda blu dagli stessi mostri che appunto vi stavo dicendo poco fa. E quindi adesso, se andiamo nell'inventario, coda nera e coda blu. E già sono due pezzi di armatura Onion. Allora, diciamo che io, per quello che magari sarà il mio New Game Plus, vorrei avere soltanto un set Onion. Perché avere poi, diciamo, già 2, 3, 4 set, addirittura 5 set Onion, renderebbe il gioco molto noioso. Mentre invece con un set Onion, che darò unicamente a Cecil, gli altri personaggi potrò farli crescere così come li ho fatti crescere adesso, quindi in questo primo, in questa prima run, e potermela godere più a fondo. Utilizziamo il salvagente, non so se ne avevo già qua, no, forse già l'avevo finiti. Quindi andiamo con... dove sei? Teleporto e usciamo fuori, perché l'altra coda che mi serve si trova esattamente qui nell'area attorno. Quindi che cosa facciamo adesso? Salviamo, ovviamente. Salviamo qui sempre nello slot 1, dato che ormai ho anche i personaggi già anche quasi a livello 99, quindi non mi fa assolutamente schifo. Andiamo sempre sull'inventario e utilizziamo ancora allarme. Dovrebbe apparire il drago giallo, eccolo qui. Vi faccio vedere che lui, sì, drago giallo, e lui deve essere sconfitto per ottenere la coda gialla, se non erro, perché giustamente è il drago giallo, quindi coda gialla. Facciamo anche qui un paio di tentativi, vediamo se siamo fortunati subito. No, zanna blu non è quella che cerco. Anche lui è uno di quei mostri che si può chiamare con gli allarmi. Potremmo trovarlo anche nei combattimenti casuali, ma è molto più raro, da trovare. Quindi diciamo che gli allarmi sono il... diciamo sono appunto il richiamo, come se fosse richiamo, no? La magia richiamo, che ci permette appunto di trovare solo i mostri più forti. Oh, mi ha dato un allarme. Rosa sale a livello 99, GG, quindi buono. Non abbiamo sprecato neanche l'allarme praticamente. Ottimo, se mi droppa gli allarmi come oggetti io direi che ci sta benissimo come investimento. A parte che è molto debole, come potete vedere adesso a questo livello del gioco ormai riesco tranquillamente a shottarlo in appena 3 attacchi. Quindi diciamo è un farming molto molto veloce. Spero di non sprecare troppe risorse. Zanna blu, l'esperienza tra l'altro è altissima. Addirittura 22k di esperienza per combattimento. È anche più rapido rispetto al vermone che si trova sulla luna, col quale ho farmato finora. Cioè, a saperlo, avrei farmato tranquillamente qui, la mia esperienza. Sarei stato molto più veloce, credo. Però giustamente avere gli allarmi costa, quindi bisognerebbe avere una bella scorta prima. Mela d'argento. Però dà begli oggetti sto drago, devo essere onesto. Che la mela d'argento che aumenta i PV, aumenta le cose, non è male, non è male. Comunque,
Facciamo l'ultimo combattimento insieme, dopodiché effettuo un altro taglio e ci rivediamo appunto nel momento in cui poi troverò la famosissima coda gialla. Qui addirittura non mi ha dato neanche oggetti, quindi va benissimo. Niente, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, finalmente coda gialla. Abbiamo anche la coda gialla. Ho speso un po' di tempo a dire la verità, perché se guardate ho praticamente consumato ben 39 allarmi, più quelli che mi erano rimasti prima. Perché cosa ho fatto? Ho consumato quelli, ho riportato, cioè ho ricomprato tutti gli allarmi, dato che appunto avevo i soldi, e adesso ho attuato un semplice piano. Ogni qualvolta dovessi arrivare alla metà degli allarmi totali che compro, resetto semplicemente la partita. Quindi adesso che ne abbiamo 60, la prossima volta arriviamo più o meno a 20 allarmi circa, quindi ne utilizziamo 40. Se di questi 40 non troviamo la prossima coda, resettiamo, quindi salviamo in prossimità della nuova zona e poi successivamente ricarichiamo la partita se non dovessimo trovare nulla. Vi faccio vedere che abbiamo già la coda nera, la coda blu e la coda gialla. La prossima sarà la coda verde. E poi infine, dato che si trovano appunto all'interno del cratere lunare, prenderemo la coda rossa. Coda rossa, se riesco addirittura ne prenderei due. La vedo difficile, però solo la coda rossa ne prenderei due. E vi spiego poi anche il perché. Comunque, detto questo, facciamo adesso una bellissima cosa. Prendiamo la nostra nave. Andiamo verso la nuova direzione, che vi farò vedere ovviamente come sempre con un paio di battaglie di prova, giusto per farvi vedere che non vi dico castronerie, dato che adesso mi state vedendo praticamente qui nella zona dove vi avevo detto prima dal drago giallo abbiamo ottenuto appunto la coda gialla. Ora dobbiamo andare esattamente qui, nei pressi di questa cittadina che, se non sbaglio, è Agart. No, non è qua che dobbiamo andare allora. Qual era la cittadina? Era la cittadina di... Allora, era la cittadina, se no sì, forse era Agart. No, non era Agart. Questo è Baron. Questa è Mist. Sì. Aspetta, perché non vorrei che sia tradotta in italiano, cioè sia tradotta in inglese e quindi qua non posso atterrare, però non ricordo se effettivamente era qua. Io non so se c'è la traduzione effettivamente in italiano della città o se io dalla traduzione in inglese non riesco effettivamente a ricordarmi dove devo andare. Vabbè, però qua... Ecco. Allora, fatemi vedere se era di qua, perché... No, questa è la... Questa è l'osa di Kaipo. Forse è sotto pure. Perché qua non ce n'è cittadina di nome Tomra. Mi sa che è sotto pure. È l'altra cittadina, quella nel sottosuolo. Sì, sì. Questa, ah, questa forse era la città dei nani? È infatti castello dei nani. Tomra forse era questa qui. No, questa è la fucina di Coccol.
Tomra, eccola qui. Allora, ragazzi, dopo aver preso la coda gialla, dobbiamo arrivare qui, ovvero nei pressi della cittadina di Tomra. Quindi dobbiamo spostarci veramente pochissimo. Vi faccio vedere appunto che questa è la cittadina di Tomra. Quindi noi dobbiamo esattamente stare qui. Utilizziamo un padiglione, dato che ero abbastanza ferito e diciamo il metodo migliore comunque per curarmi velocemente, anche per accumulare un po' di tempo nel video, è appunto questo. Successivamente salviamo, sempre qui nel nostro file 1, sì, sovrascriviamo, visto che abbiamo ancora 60 allarmi, va assolutamente bene, e cominciamo ad utilizzarne ancora. Qui dovremmo trovare, esatto, il drago verde. Il drago verde, stesso discorso, quindi dovremmo eliminarne un paio, nel senso dovremmo eliminarne tutti quelli che servono appunto per ottenere come oggetto la coda verde. Ora, qui non abbiamo ottenuto nulla. Facciamo al solito le nostre tre battaglie, le nostre tre sfide, e poi faccio il mio taglio. Se non doveste ottenere nulla, come vi ho detto prima, in questo caso ne ho 60, però in base a quanti allarmi vi rimangono, quindi se ne avete 99, se ne avete in totale quanti più ne avete, più a disposizione, in base a quanti ne avete dovete fare esattamente la metà o un po' più della metà nel tentare di trovare appunto la coda che vi interessa. Se non riuscite a trovare nulla, semplicemente uscite dal gioco, ricaricate, come ho fatto io perché ho salvato prima appositamente, e poi continuiamo la nostra avventura. Possiamo ottenere oggetti comunque anche interessanti, come la mela d'argento, vedete, io ne ho ottenute comunque un bel po'. Quindi anche ottenere la mela d'argento potrebbe essere una cosa interessante. Ricordiamoci, tra l'altro, che questi sono drop veramente, veramente rari, circa lo 0,8% con il bonus del cacciatore che ho io, cioè del cercatesori che ho io. Quindi immaginate quanto sia raro effettivamente da trovare come oggetto. Non è impossibile, ma è davvero, davvero raro. Per non parlare poi della coda rosa, che è quella che vi ho fatto vedere nei video scorsi, che però giustamente senza il bonus del cacciatore avrei visto ben poche volte. Chissà se riuscirò ad ottenerla. Faremo la prova anche di quella poi magari successivamente. Quindi non è un problema. Però per il momento direi ci facciamo l'ultima sfida. Vediamo un po' come va. Giusto per dovere di cronaca vi faccio vedere appunto che affronto sempre lo stesso nemico e ottengo sempre lo stesso nemico grazie agli allarmi. E poi ci rivediamo nel momento in cui troveremo anche la beneamata coda verde. Vedete, droppiamo anche degli allarmi nel frattempo, quindi non è assolutamente male, perché delle volte andiamo a risparmiare appunto i nostri allarmi e quindi non sprechiamo niente e non guadagniamo niente, rimaniamo in pareggio, come si suol dire. Comunque, basta. Mi sono perso in troppe chiacchiere, ci vediamo tra poco. Finalmente, finalmente ci siamo. Abbiamo ottenuto la coda verde. Veramente ho avuto un RNG terribile con questa coda, perché ho impiegato praticamente un giorno per trovarla. Ma finalmente me l'ha droppata. Coda verde. Oddio, finalmente. Quanti allarmi mi sono rimasti? 12, ne avevo 60 e me ne sono rimasti soltanto 12. Quindi potete immaginare la fatica che effettivamente ho avuto. Però guardate, finalmente coda nera, coda gialla, coda verde e coda blu. L'unica che mi manca è la coda rossa. La coda rossa che si trova nel dungeon finale, ed esattamente si trova diciamo nel livello sottostante B9, B10 e B11, e dobbiamo ottenerla dal drago rosso. Quindi dovrò fare scorta di dovrò fare scorta di allarmi. I Guile ne abbiamo abbastanza. 171k dovrebbero darmi un'ottima copertura per quanto riguarda gli allarmi. Probabilmente riuscirò a cappare i 99. Ma questo lo vedremo soltanto dopo. Quindi adesso io direi che faccio un bel taglio. Raggiungo
il dungeon, raggiungo comunque la zona che mi interessa e dopodiché ci rivediamo per iniziare quello che sarà il mio calvario finale verso la coda rossa. E successivamente, in base a quanti allarmi mi resteranno, o comunque in generale in base a tutte le risorse che avrò speso, andremo anche alla ricerca della coda rosa. Quindi sia coda rossa che coda rosa, speriamo di ottenerle entrambe nel minor tempo possibile, e quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, siamo nella gola lunare, esattamente nell'ottavo livello. Infatti se vi faccio vedere, siamo esattamente qui, proprio all'inizio, proprio all'ingresso. Non c'è bisogno di andare oltre, perché il drago che interessa a noi si troverà, ovviamente con l'allarme, potremmo richiamarne quanti ne vogliamo, o per meglio dire fin quando avremo allarmi a disposizione, e da esso dovremmo ottenere la coda rossa. Ora, inizialmente volevo ottenerne due. Vediamo un po' come va la situazione, quante ne ottengo in generale, cioè nel senso, se riesco magari ad ottenerne una abbastanza rapidamente, allora proverò con il classico metodo del reset ogni volta a prendere questa seconda coda rossa. Se dovessi spendere troppi allarmi, io vorrei fermarmi sempre sulla cinquantina, visto che ne ho di nuovo 99, vorrei trovarlo entro la cinquantina, però probabilmente almeno per la prima coda rossa penso andrò all in con tutti i miei allarmi, e poi con i soldi che riuscirò a fare dai vari combattimenti e vendendo comunque le cose superflue ricomprerò gli allarmi che utilizzerò soltanto per la coda rosa e la seconda coda rossa. Innanzitutto utilizziamo l'allarme, visto che ne abbiamo, tra l'altro ho droppato anche un baffo di drago, dopo ve lo faccio vedere, ed ecco qui il drago rosso, lui ci dropperà la coda rossa, e la coda rossa, come ben vi ho spiegato, ci darà la possibilità di poter ottenere la spada Onion, che è penso l'oggetto migliore che appunto possiamo ottenere in questo momento nel gioco. È un drago abbastanza duro, come potete notare gli attacchi non lo butteranno giù facilmente. Infatti probabilmente sarò costretto a cambiare anche il pattern delle mosse dei miei personaggi, perché per velocizzare un pochino il tutto voglio sfruttarli al meglio, e lui sarà appunto colui che mi permetterà di ottenere la coda rossa. Vi faccio vedere anche che nel frattempo ho ottenuto un baffo di drago, che praticamente è l'arma finale di Rydia. Attacco 110 e poi infliggere paralisi. Si ottiene dei draghi blu che si combattono all'interno della gola lunare. Non è un drop estremamente raro da ottenere. Io veramente di baffi di drago ne ho pescati parecchio, ne ho anche venduti quelli in più. Uno l'ho equipaggiato subito a Rydia, mentre invece gli altri li ho comunque venduti. Per cui non vedo tutta questa difficoltà nel trovarlo. Comunque, era giusto per dirvelo. Ciò che dobbiamo andare a fare adesso è andare qui su... No, aspettate, dov'era? Era abilità, non status. Voglio andare ad abilità perché l'autocomando non voglio mettere più... voglio mettere più attacco, ma voglio mettere magia nera e direttamente voglio andare di Vampalia. Voglio andare di Vampalia perché la sua magia, ovviamente nera, a parte meteo, più forte, però con un rapporto qualità-prezzo, tra virgolette, no? Se così possiamo dire, che penso sia il migliore. Quindi 55 MP per fare comunque tanti danni. Rosa non gli metto di curare, perché sennò curerebbe ogni turno e sarebbe anche abbastanza, tra virgolette, fastidioso, perché sprecherebbe troppi MP. E io invece voglio andare comunque un pochino a risparmio. E poi con gli altri posso tranquillamente attaccare, perché potrei mettere salto con Kane, ma non mi interessa più di tanto avere il salto con Kane. Per cui diciamo che voglio lasciare il tutto così e basta. Direi che possiamo curarci, facciamo così, ci curiamo adesso con tutti e andiamo con allarme. Scusate il tono di voce se a volte mi sfalza, ma ho un mal di gola terribile. Ecco, raggi termici potrebbe essere un problema.
perché fa veramente tanti danni rispetto comunque agli altri che abbiamo affrontato finora, che avete potuto notare potevamo shottare in pochissimi colpi, mentre invece questi possono dare qualche problema. Tra l'altro il drago possiede anche il contrattacco, ecco un altro raggi termici. Qualcuno ci crepa forse? Sì, Rosa addirittura ci crepa. Poi vabbè, ovviamente il contrattacco è la minima cosa. Era buona la paralisi tra virgolette di Iridia proprio per questo, quindi magari evitare appunto il fatto che non solo potesse contrattaccare, ma che potesse utilizzare questi raggi termici, perché rischiano di fare molto più male del previsto. Adesso dovrebbe tankare. No, che è mancato. Non lo so effettivamente se manca molto per buttarlo giù. Devo calcolare anche effettivamente quanti. Ok, bene o male con tre vampalie riesce a cadere. Tra l'altro non mi ha droppato niente sto colpo, quindi anche peggio del previsto. E quindi potete constatare che ottenere il, diciamo, la coda rossa sarà molto più difficile del previsto. Niente, a questo punto facciamo l'ultima, giusto così, per farvi vedere che sto farmando appunto questo drago e non ho intenzione di farmare altro, perché appunto è lui che droppa la coda rossa. E dopo questo combattimento ci rivedremo molto probabilmente, anzi sicuramente, nel momento in cui riuscirò ad ottenere appunto l'oggetto che mi interessa. Ricordiamoci che comunque già con tre vampalie più o meno dovremmo buttarlo giù. Poi se non fa addirittura i raggi termici e quindi mi elimina quindi altri membri del party, dovrei riuscire a batterlo anche più velocemente. Vedete, riusciamo tranquillamente a buttarlo giù. Ovviamente non mi aspetto di dropparla subito, perché sarebbe un po' una cosa impossibile, però magari con una cinquantina di allarmi potremmo riuscire a farcela, chissà. Ecco, raggi termici, che non va assolutamente bene. Non deve farne tre, diciamo tre potrebbe essere un grosso problema, perché potrebbe shottarmi tutti. Fino a due probabilmente riesco a resistere, poi per il resto purtroppo vado molto molto a fatica. Nonostante abbia tutti i personaggi a livello 99, purtroppo. Ecco qua, mi sa, vediamo. Ecco, Rosa ci saluta. Fortunatamente non devo livellare, quindi diciamo che la cosa mi dispiace veramente poco. Iridia fortunatamente fa tanti danni con la vampalia. No, subito. Cacchio. Se dovesse fare un altro raggi termici, vabbè, non ci arriva, però. Vedete, è molto molto rischioso farmare il drago rosso. Comunque, direi che per ora va bene, vi ho fatto vedere appunto quello che dovrò fare e ci vediamo quando dropperò anche questa maledetta coda rossa. E finalmente ci siamo, finalmente mi hanno droppato la coda rossa. Sì, mi dispiace per Rosa messa lì, poverina, che è crepata male, ma ce l'abbiamo fatta. Rosa, coda rossa per noi. Finalmente abbiamo tutte le code colorate. Vi faccio vedere un attimo come è andato il farming. Non è andato benissimissimo, perché comunque mi sarei immaginato di utilizzare un po' meno allarmi, però come potete vedere ne ho ancora 43, quindi non è andata malissimo. La cosa buona è che il drago rosso mi permette di ottenere molti più soldi rispetto
ad altri mostri. Quindi diciamo che le campane costano 3.000, con il, cioè diciamo le campane, gli allarmi costano 3.000, mentre invece dal drago rosso riesco ad ottenere ben 2.500 gail alla volta. Tra l'altro ho droppato anche diverse lance draconiche, che sicuramente alcune venderò, una la terrò perché effettua più danni verso i draghi, e ovviamente anche il drago rosso vi posso confermare che droppa tutto l'equipaggiamento del drago, quindi elmo draconico, armatura draconica, mitene, eccetera eccetera. Benissimo, una volta fatto questo possiamo tranquillamente utilizzare la magia teleporto e tornarcene indietro. Ora, tornando indietro, ovviamente dovrò rifare tutta la strada, quindi faccio un taglio esattamente qui e ci vediamo nel momento in cui sarò all'interno dell'astronave, perché andremo a prendere tutto l'equipaggiamento Onion insieme e poi lo testeremo. Eccoci qui dentro il nostro traghetto lunare, andiamo subito verso, diciamo, la Terra, quindi verso il nostro pianeta, quindi dalla Luna ce ne andiamo e torniamo indietro, ritornando lì nella regione di Mithril, perché ovviamente dovremo scambiare le nostre code con ovviamente il nostro fabbro di fiducia. Per cui voglio farvelo vedere tutto questo pezzo, perché alla fine non ho registrato parecchio. Io ho formato assai, veramente tanto tanto tempo. Però, non è questa la navicella che prende... Ok, devo prendere l'altra. Vi stavo dicendo, io comunque ho formato parecchio. Addirittura questo è il secondo giorno di registrazione, perché ho speso veramente tanto tanto tempo, ma soprattutto per la coda verde. La coda rossa fortunatamente sono riuscito... Mi dispiace, ho un mal di gola terribile. Stavo dicendo che la coda verde è stata quella che mi ha dato veramente tanti problemi. La coda rossa fortunatamente insieme alle altre code non sono state così traumatiche. Infatti sono riuscito a trovarle entro le prime 99... diciamo allarmi, 99 allarmi, 99 bells, e quindi direi che è un risultato anche abbastanza gradevole, mentre invece la coda verde ci sono stato veramente veramente tanto tempo. E se pensate addirittura che io debba effettuare questo trick per diciamo per tutte le volte, aspetta, me la posso lasciare qua, sì. E pensate che io debba effettuare questo trick per tutti i personaggi, è abbastanza pesante. Non ci credo che mi attaccano qua. Cioè, ho fatto un passo e mi attaccano. Io non ne ho idea. Allora, per prima cosa, innanzitutto prendiamoci il nostro meritato riposo con... Dov'è il padiglione? Che l'ho skippato? Eccolo qua, con un bel padiglione. Oh, dopodiché... Salviamo, ovviamente, sempre nel nostro amato slot 1. E facciamo... E con l'Overcraft dirigiamoci verso la fucina. Per ricevere, appunto, gli equipaggiamenti migliori del gioco. Ce ne sarebbe ancora uno da prendere, ma... ci lavoreremo più tardi. E tu chi sei? Vattene via. Certo, se avessi con te la coda di qualche animale, allora sarebbe un altro discorso. Ed è qua che appunto possiamo scambiare tutte le nostre code. Cominciamo con la coda nera. In cambio accetta questa, la corazza Onion. Continuiamo con
dare la coda blu. Continuiamo. Coda gialla. Coda verde. Ed infine la coda rossa. A questo punto abbiamo tutto l'equipaggiamento Onion e ho sbloccato anche l'achievement Cavaliere della Cipolla. Andiamo su equipaggiamenti, dove la spada e lo scudo di Onion, come potete vedere, possono essere utilizzati solo da Cecil e da Kane, mentre invece tutti gli equipaggiamenti Onion, quindi testa, corpo e avambraccio, possono essere utilizzati da tutti. E adesso partiamo dalle mitene. Mitene Onion, che come potete vedere aumentano lo spirito, in questo caso destrezza magica e destrezza, però riducono comunque la difesa a 44 e la difesa magica, perché io comunque ho la mitene di cristallo che è decisamente più forte. Però voglio utilizzarle. La cotta di cristallo con la corazza Onion, che come potete vedere aumenta di gran lunga le mie caratteristiche, acume addirittura 69, difesa 118 e difesa magica 111, quindi diventiamo veramente delle bestie anche per quanto riguarda la difesa. Ma non è finita, perché abbiamo anche l'elmo che aumenta la rapidità e la difesa magica, però mi abbassa la difesa un pochino e la destrezza magica. Scudo Onion, che una delle cose migliori del gioco, perché ripara da ogni alterazione di status, tranne il Berserker. Il Berserker è l'unica alterazione di status che non possiamo combattere con lo scudo Onion. Però, come potete vedere, mi abbassa drasticamente destrezza, la difesa magica così e così, e la destrezza magica. Ma in compenso mi aumenta di 2 punti la mia difesa. Quindi diciamo che per il momento lo scudo Onion su Cecil non mi conviene più di tanto. Mentre invece la spada Onion, come potete vedere, aumenta tutto. Aumenta il mio attacco addirittura a 198 e la mira a 149. È un'arma che, appunto, come dice la descrizione stessa, si potenzia insieme a chi la usa, perché il suo potere di attacco è strettamente legato al livello del personaggio che la utilizza. Quindi più forte è il personaggio che noi utilizziamo, più forte sarà quest'arma. Ed è per questo che a livello 99 mi dà questo tipo di statistiche. E ovviamente noi la utilizziamo. Lo scudo Onion, invece, lo daremo per il momento a Kane, che riduce la sua destrezza a 0. Però la sua stamina arriva a 99 e la difesa a 53. Quindi direi che comunque potrebbe essere un investimento. Anche perché difesa magica e destrezza magica si abbassano giusto di un po', non di tantissimo. Oppure per il momento possiamo addirittura evitarlo di indossare. Tanto tutti gli equipaggiamenti Onion resteranno anche dopo aver completato il gioco. Quindi qualora, cioè una volta che noi finiremo il gioco, quindi batteremo il boss finale, faremo tutto quello che abbiamo fatto nella puntata precedente, ricominceremo il gioco, quindi avremo la possibilità di appunto ricominciare il gioco e al tempo stesso avremo già di partenza nella nostra diciamo nel nostro inventario, avremo di già l'equipaggiamento Onion, quindi già questo è tutto di guadagnato. Che cosa facciamo adesso? Adesso invece dobbiamo ritornare sulla Luna, perché devo ricaricare il mio equipaggiamento di allarmi e devo andare necessariamente a trovare, o per meglio dire cercare di farmi droppare, la coda rosa. La coda rosa dà un'altra armatura abbastanza particolare, che è una tra le armature migliori presenti nel gioco, che si tratta appunto dell'Adamant Armor, che è un'armatura che dà delle statistiche ben precise, che se non sbaglio ho già elencato nella prima parte del video. E anche questa, insieme a tutte le altre, diciamo, insieme a tutte le altre armature o equipaggiamenti Onion che abbiamo preso, resterà nel nostro inventario anche dopo aver completato il gioco. Per cui scendiamo, ricarichiamoci di allarmi. Nel frattempo vi faccio vedere anche dove bisogna andare per comprare gli allarmi, ovvero qui nella residenza dei Cantaway. E successivamente, vedete, abbiamo gli allarmi. Vediamo quanti ne possiamo comprare. Credo di poter, esatto, ricappare tranquillamente i 99. Per cui va benissimo così.
questo punto possiamo andare non solo a testare la nostra Arma Onion, che sicuramente farà sempre comunque 9999, però la cosa bella sarà utilizzare la sublimazione superamento che ci darà Golbez quando finiremo il gioco, perché appunto ci permetterà di oltrepassare i 9999 di danno, quindi faremo addirittura di più. Detto questo, io faccio un taglio e ci rivediamo nel momento in cui dovremo affrontare i budini, ovvero le princess, mi ricordo come le chiamavo, le princess flan, ecco, le princess flan, per ottenere la coda rosa.